la sera del 14 giugno. Io e alcuni amici siamo andati al cinema a vedere Ordinal Scale, che è appena finito. Alcuni come me l'hanno apprezzato, altri meno, ma tra combattimenti frenetici e sagaci battute goliardiche quali Asuna, escile, dagliela, o simpatici richiami al trash made in Italy quali saluda Antonio, nei momenti in cui Kirito prendeva il cellulare, le due ore sono praticamente volate. Usciti, decidiamo di andare al sushi lì vicino. Ordiniamo, iniziamo a mangiare, quando improvvisamente sento una voce. Tsunami Senpai! Senpai potrei averlo aggiunto io. Il mio Kokoro, che fino a pochi secondi prima faceva doki doki, si ferma improvvisamente. Mi volto e vedo due ragazzi, uno dei quali mi chiede: tu sei Tsunami, vero? Siamo tuoi iscritti. Dico tra me e me, aiuto. Ma a quanto pare tra me e me neanche poi così tanto, visto che mi sentono anche loro e si mettono a ridere. Non so assolutamente cosa dire o fare, se non stringergli in modo molto spastico la mano, presentandomi a stento, per poi chiedergli se anche loro avessero visto il film. Mi dicono di sì, e allora gli chiedo se avessero visto anche la scena finale, a cui mi rispondono negativamente e mi chiedono appunto cosa fosse successo dopo i titoli di coda. Io, che l'avevo vista neanche 10 minuti prima, vengo colpito da Alzheimer fulminante, e avendo il mio cervello completamente rimosso i ricordi del film, chiedo aiuto ai miei amici che gliela spiegano. Quando stavo pian piano sentendomi a mio agio ed ero quasi pronto per intavolare una discussione un filino più logica, uno dei due ragazzi mi dice: scusami se ti abbiamo disturbato mentre stai mangiando, ma possiamo fare una foto? Freddo. Sento freddo. Il mio corpo si blocca, ghiacciato dalla materializzazione delle mie paure. Tutti, al sushi, cameriera compresa, si voltano verso di me e guardando le loro facce si evinceva chiaramente cosa stessero pensando. Ma quello, chi cazz'è? Fatta la foto, in cui devo essere comparso con una faccia ancora più aesthetic del solito, i due iscritti mi salutano. E io, preso dal panico più totale, non sapendo neanche più cosa stesse succedendo o dove mi trovassi, per salutarli gli dico: arrivederci. Sentendomi un vecchio dall'alto dei miei 21 anni, per poi piombare nella più cupa disperazione e imbarazzo, mentre i miei amici, divertiti, mi trollavano dicendo di conoscere un VIP. Passo tratto dalle cronache di Tsunami, precisamente dal capitolo 5, intitolato Non so cosa ci pigni a dire quando mi fermate. Close your tired eyes, you're finally free and you can stay. Hola a tutti, io sono Tsunami e benvenuti in un nuovo video. In questa recensione con tante curiosità inerente Ordinal Scale, tireremo un po' le somme per rispondere alla domanda che sia chi l'ha già visto, sia chi non l'ha ancora visto, si è posto almeno una volta. Vale la pena andare al cinema e spendere circa 10 euro, però vabbè, con lo sconto e il coupon di 2 euro, intorno agli 8,50 euro per vedere questo primo lungometraggio di Sao? Inutile dire che questo video sarà imbottitissimo di spoiler, anche perché andremo a esaminare passo passo le scene più divertenti, più particolari, per poi appunto tirare le somme. Iniziamo subito con quello che possiamo definire umorismo e dividerlo in umorismo volontario e involontario. Nell'umorismo volontario sono racchiuse tutte quelle scenette, quelle battute che dovrebbero volontariamente far ridere lo spettatore. Esempio pratico, la battuta di Agile al bar quando Klein dice di non giocare ai virtual MMO solo per conoscere ragazze, Agile gli dice: fuori dal mio locale, qui dentro non si accettano bugie. Oppure cose simpatiche, il fatto che nel 2026 al bar Asuna, Silica, Leeds giochino ancora a Pac-Man. La scena in cui il secondo in classifica, Eiji, alza al cielo una birra chiamata birra Popporo, quasi come a godersela, la best birra del mondo. E il nome di questa birra mi ha ricordato l'hashtag che lanciò Dario Moccia. E poi, vabbè, ci sarebbe anche il nome giapponese che... Niente, il nome giapponese di Pidgey è un po' particolare perché si chiama Poppo.
L'umorismo involontario c'è invece in quelle scene che non dovrebbero far ridere, ma lo fanno più del dovuto. Esempi pratici sono le scene in cui Kirito è in casa e per mezzo minuto mantiene il braccio e la mano sotto la maglia, come se stesse grattandosi la pancia o facendo chissà cos'altro. Sembra quasi che disegnatore e animatore abbiano avuto un ictus contemporaneamente, poiché non lo animano, rimane per mezzo minuto così. Oppure Asuna, quando, dopo aver perso i ricordi, chiede malinconicamente a Kirito se abbia ancora memoria del loro primo incontro, Kirito dice sì e sgomma via con la sua moto. Comunque iniziamo a parlare del film con Kirito, che sembra l'unico ancora memore di aver rischiato la vita con Aincrad, Halo, GGO, mentre tutto il suo harem, Klein e Agile compresi per le yaoi fan, stanno nerdando accanitamente a questo nuovo VMMO in realtà aumentata, grazie al nuovo sistema Ogma, per sbloccare contenuti del mondo reale. Dalle stupidaggini come bibite, pasti, fino a abbigliamento e gadget elettronici. Certo, se facessero una cosa del genere anche nella realtà sarebbe una figata, però poi nessuno uscirebbe più o andrebbe a lavorare. Anche se questa cosa mi ricorda vagamente quella particolarità che ebbe una catena di ristoranti, non mi ricordo se cinese o coreana, che offriva sconti sui pasti in base alla lega di posizionamento su League of Legends. Dovevi loggare dal loro computer, loro confermavano che eri un bronzo del cazzo, confermavano la lega in cui ti ritrovavi e avevi un tot di sconto. Idea davvero carina. Ammetto di essere rimasto abbastanza scioccato nelle scene di canto tra l'idol Yuna, ma soprattutto scene che, a parte farmi sentire un vecchio pedobear, mi sentivo troppo in imbarazzo a vedere Silica muoversi e cantare al centro commerciale, poi facendo pure delle pose particolari e poi dopo fingendosi imbarazzata. Hai cantato e ballato come se fossi posseduta e poi improvvisamente ritorni in te. Uno dei combattimenti che ho più preferito del film è indubbiamente quello col primo boss, in cui mi ha fatto morire come tanti player fossero gasatissimi di poterlo combattere e poi sono schiattati ai primi attacchi. Kirito dimostra di essere il tipico player coreano, indubbiamente skillatissimo, riflessi eccezionali, ma fisicamente un rachitico, correndo in modo scoordinato e cadendo sotto il peso della propria arma. È però nel combattimento col primo boss che avevo quasi un barlume di speranza nel vedere Klein rendersi minimamente utile, poiché viene mostrato per probabilmente la prima volta in assoluto come lui e i membri della sua gilda, la Furin Kazan, siano estremamente coordinati nell'abbattimento del boss. Ma queste speranze vengono poco dopo infrante quando Eiji da solo riempie di mazzate tutta la loro gilda. Lo so che era potenziato dalla realtà aumentata, però comunque, questo ragazzo poteva avere sui 20 anni, mai più illudersi su Klein. Che poi quando Kirito, molto dopo, va a visitarlo all'ospedale, non è che gli chiede come stai, gli fa una domanda stranissima, gli dice: fisicamente noti qualcosa di diverso nel tuo corpo? Non lo so, Kirito, che magari hai il braccio rotto, che ha tutto il braccio fasciato. Kirito, what the fuck, in questo film sembravi un robot autistico. Comunque, piccola curiosità sulla gilda di Klein, curiosità che ho scoperto poco dopo aver visto il film: Furin Kazan è un tipico motto di guerra giapponese che vuol dire fu, non fu, fuck, proprio fu, veloce come il vento, rin, silenzioso come la foresta, ka, implacabile come il fuoco, e zan, che non è zan zan, ma è solo zan, fermo come la montagna, deciso come la montagna. Peccato che non rispecchi minimamente Klein. Un'altra scena divertente è quando Asuna e Kirito fanno videochiamata. Asuna gli propone di cucinare per lui e Kirito non rimane particolarmente entusiasta. Quindi attenzione che, a parte panini o ragù di coniglio, non sappia preparare nient'altro. In quella scena mi è piaciuta la scelta dell'adattamento italiano di far dire a Kirito: io vado ghiotto di spaghetti aglio e olio, quando poi era proprio palese che non stesse preparando quello, stesse preparando una pasta con funghi, pancetta, strisce di alghe, non so neanche io cosa. Però
è davvero carina questa idea dell'adattamento italiano, e non so se qualche italiano di altre nazioni mi stesse seguendo e può confermarlo. Negli altri adattamenti delle altre nazioni, in questo caso hanno messo dei piatti tipici, non so, in Spagna hanno detto che Chirito è un fan della paella, in Germania anche se stava preparando la pasta, Würstel e Krauti, oppure l'hanno tradotto semplicemente come pasta, così sono andati sul sicuro. Una cosa che mi ha fatto profondamente arrabbiare, come detto prima, è il comportamento di Chirito dopo che Asuna perde i ricordi. Sembra totalmente fregarsene, allontanarsi da lei, e sembra quasi più preoccupato di dover conoscere la madre, cosa che sarà ricorrente per tutto il film, con Asuna che ogni volta gli dice quando la incontri, questo giorno, quest'altro. Pure quando nel mondo di Halo Asuna vuole preparare il tè, le cade la tazza di mano e Kirito non solo non va a aiutarla, ma ferma pure Yui. Poi ancora di più il colmo è stato la scena col diario, prende il diario, lo legge, Asuna lo scopre e io pensavo fosse partita una di quelle scene splatter yandere con Asuna che finalmente tortura Kirito, e invece no, lo perdona anche in questo caso, addirittura gli dice sei solo tu che puoi leggere il mio diario. Sembra che veramente Asuna è una santa che potrebbe perdonare anche Hitler. Arriviamo finalmente alla scena del letto, stavolta scena del letto in cui succede effettivamente qualcosa. Mi ricordo che una ragazza dietro di me ha proprio urlato Kirito, Asha fa, finalmente! Quando Kirito sembra rimanere in coma vegetativo tra le boobs di Asuna. Che poi, questa effettivamente posso ancora capirlo come scena che fa partire l'applauso nel cinema. Però ci sono stati davvero un po' troppi applausi, cioè ci sono stati anche dopo, nella scena finale, quando Yui permette a tutti quanti di poter riusare i vestiti di Aincrad. E lì, ok, ci stava. Ma poi che ogni momento si applaudisse per ogni stronzatella, lì mi sembrava un po' eccessivo. Ultime due particolarità sono che nel film è stato detto per ben 4 volte la parola merda. Wow, come siamo maturi! E altra cosa, questo è un... no, neanche un hashtag, è una moda che vorrei lanciare io. Con questo video propongo di votare come Best Usbando 2017 il poliziotto che trova Kirito mezzo svenuto nel parco, non gli chiede assolutamente niente, più che un giocatore lo scambia per un drogato e se ne va. Poliziotto Best Character Ever Seen. In definitiva, tiriamo le somme finali su quella che è stata la visione di Ordinal Scale, che almeno qui a Salerno ho pagato 8,40€ con il fatto dello sconto e il coupon di 2€. Qualità delle vesti grafiche eccezionale, come direbbe Piccinini, la miglior qualità visiva mai riscontrata in qualsiasi prodotto di Sao, di certo non godibile in streaming. Ottimo doppiaggio, migliorato rispetto alla versione data per la prima volta in TV su Rai 4. Animazioni facciali buone, ma background e alcuni movimenti anche da parte di characters principali da rivedere, poiché troppo statici. Esempi lampanti sono la folla al centro commerciale mentre e dopo che canta Silica, che rimane lì a applaudire con pochi frame di animazione, e poco dopo che l'hai applaudito sembra prima bloccarsi e poi andarsene per la propria strada a caso. Reazioni non particolarmente umane che si notano, visto che anche i personaggi principali sono lì fermi a parlare con giusto l'animazione della bocca. Quello che più mi è piaciuto e anche un po' dispiaciuto allo stesso tempo è l'atmosfera vissuta guardando il film al cinema con tantissime altre persone che si vedeva fossero player, fossero appassionati degli anime o conoscessero semplicemente Sword Art Online. Era come se fosse una visione massiva e contemporanea con tantissime persone che purtroppo a alta voce e spesso in napoletano facevano battute o dicevano ciò che pensavano, il che era molto simpatico. L'unica cosa che mi è dispiaciuta, e non prendetela come critica perché anche tanti miei iscritti più o meno hanno quell'età, l'età media era di 14 anni. Questa è una cosa negativa? No! Però è negativa nel momento in cui vengono fatte battute proprio di merda, tipo Asuna, dagliela! Che a me sinceramente non fa particolarmente ridere, anzi mi fa proprio affatto ridere, e non dico metà della sala, ma almeno un quarto di sala. Ah ah ah, tu sei il re delle battute, diamogli la corona, è un cabarettista. Poi mi ha fatto morire una ragazza che cantava a memoria tutte le canzoni in giapponese, le ending, alcune canzoni durante il film, le sapeva a memoria.
stava lì col fidanzato. Il fidanzato faceva finta quasi di non conoscerla. Sta così, io non la conosco, dove sono. E quella cantava in giapponese. Complimenti. Inoltre, come altra faccia della medaglia, mi è stato segnalato che in alcuni cinema al nord o anche a Catania c'erano 30-40enni o addirittura una coppia di 60enni. Che fosse Kayaba andare a vedere se il suo lungometraggio fosse uscito bene, non lo so. Per chi ha apprezzato tutti gli archi temporali o per chi ha visto tutto Sword Art Online ma ha apprezzato principalmente Aingad, io sento di consigliarlo aspettandosi esattamente un film di Sao, ovvero né qualcosa di estremamente infantile, stupido, né tantomeno il best capolavoro psicologico. È un film di Sword Art Online con bei combattimenti, un'atmosfera fantasy e col fatto delle tecnologie futuristiche un filino sci-fi. Siamo comunque nel 2026, ma con una trama che, seppur carina, già si intuiva dalla prima metà del film dove volesse andare a parare. Mentre per chi volesse andare al cinema a vedere un film di animazione random, o per chi Sao non gli piacesse o non lo conoscesse, seppur all'inizio del film ci sia un piccolo riassunto per renderlo fruibile a tutti, anche chi di Sword Art Online non ne ha mai sentito parlare, la mia risposta è no, poiché perdereste troppe citazioni che vanno a dare velocità alla narrazione. Non cogliendo queste citazioni, la narrazione, oltre che rallentata, sarebbe appesantita da momenti come chicche per i fan, quali Yui che appunto spawna addosso a tutti quanti i vestiti di Aincrad, che, diciamocela tutta, non miglioravano affatto le statistiche, ma era solo un momento sueggoso, un momento di figaggine che però ai fan, me compreso, è piaciuto, seppur fosse totalmente no sense. Oppure il fatto che Kirito, da che all'inizio era un rachitico, in pochissimo tempo, solo perché glielo dice Yuna, diventa un bodybuilder della Madonna, battendo anche Eiji, che la realtà aumentata lo conosceva da molto prima di lui. Lo spadone finale che con un solo colpo shotta 3, 4, 5 boss, che è un filino unbalanced e faceva sembrare Kirito il classico scioppone su qualche MMORPG orientale pay to win. E ultimo ma non ultimo in quanto livello di no sense totale, qualcuno faccia capire che sparare a uno schermo touchscreen non permetterà in alcun multiverso parallelo di aprire una porta. Non è come sparare a un lucchetto, a una maniglia. Sparare allo schermo touchscreen significa sparare all'unico strumento che elettronicamente ti permette di aprire la porta. Non è che ciò ti permetterà di aprirlo. Per favore, porca Mesopotamia! La terza stagione non è stata annunciata, ma questo film canonico, in cui tra l'altro compariva anche Kayaba, ha nei titoli di coda una scena finale che probabilmente buona parte di voi avrà visto, in cui viene mostrato che il padre di Yuna, seppur abbia fatto dei crimini assurdi, proprio crimini contro l'umanità, poiché stava per uccidere centinaia di persone solo per far rivivere sotto forma di entità artificiale sua figlia, gli viene perdonato tutto e viene portato in una base segreta da Kikuoka, che attenzione, finora ha sempre aiutato Kirito e Asuna, ma non vorrei che con la nuova serie potesse risultare un nuovo antagonista. Comunque porta il padre di Yuna in questa base segreta, che a quanto pare chiama Rat, e avanti a questi enormi schermi viene mostrato anche, credo sia un ragazzo, che sta nerdando, ma non ci fanno sapere altro, perché poi compare immediatamente la scritta Sao will return e io sotto ci avrei anche aggiunto tac, oppure magari come ha detto la ragazza su Kirito prima, Asha fa. Spero che questa recensione piena di curiosità abbia chiarito un po' di dubbi su vedere o meno il film, vi abbia ricordato scene che avete già visto per tutti coloro che hanno potuto apprezzare Ordinal Scale. Io sono Tsunami, spero che il video vi sia piaciuto e alla prossima, finalmente, con lo special 10.000 iscritti. Ciao a tutti!